Esatto, andiamo tutto schermo. Buongiorno, eccoci. Allora, io mi occupo più che altro del libro, nel senso che Elena ci ha dato una bellissima introduzione degli argomenti di scenario, no? Ci ha introdotto in questo mondo come solo lei sa fare, nel senso che io non ho tutta questa padronanza, non ho tutto questo aggiornamento giornaliero che ha Elena, che ci ha aggiornato fino all'altro ieri, no? Eventi legati all'open access, al programma dell'open access fino all'altro ieri. Io sono un giurista, come è già stato detto. In realtà ho anche un dottorato in società dell'informazione, condiviso con Nicola Cavalli, che è un dottorato in realtà non molto giuridico, anzi per nulla giuridico, io penso di essere l'unico o forse il secondo giurista passato in quel dottorato, però un dottorato che tratta tutti i temi legati al digitale, alla società dell'informazione, alla rivoluzione dovuta all'era digitale, appunto trasversalmente, tra cui anche l'aspetto giuridico. Io per la mia tesi di dottorato mi ero occupato dell'impatto sociale. Della nuova percezione sociale che si ha del diritto d'autore e del copyright nell'era digitale. E ovviamente questi temi sono strettamente legati a questa rivoluzione. Vado direttamente sulle slide. Vabbè, adesso c'è una prima classica slide con i miei riferimenti per chi non mi conoscesse e magari vuole andare ad approfondire. Il modo migliore per rimanere in contatto con le mie iniziative sono appunto la pagina Facebook e Twitter. Anche adesso vedo che c'è già gente che fa le foto. Chi volesse twittare live, fare foto, mi fa piacere, stasera mi riguardo e le ritwitto molto volentieri. Come nasce l'idea di questo libro? Nasce da quello che ha già detto Elena prima, da alcune iniziative di formazione che abbiamo fatto insieme in questi ultimi 2 anni, circa anno e mezzo. L'ultima della quale risale alla fine di settembre dell'anno scorso, se non ricordo male era il 20-25 di settembre, intorno a quella settimana lì, al CRO di Aviano, invitati da un'altra coautrice del libro, Ivana Truccolo, che appunto si occupa dei servizi bibliotecari per il CRO di Aviano, che è un centro di ricerca in ambito medico molto, molto avanzato, centro d'eccellenza in ambito medico-oncologico in Friuli. E avevamo tenuto una giornata di formazione in cui sostanzialmente c'erano tutti gli autori, tranne Nicola, che è stato invece da me invitato a partecipare successivamente. E vi spiego adesso come è stato il procedimento, nel senso che ci siamo trovati in questa occasione a capire che era necessario, come ha già detto Elena, avere un unico, forse manuale o forse vademecum, libro guida. Per un pubblico italiano che appunto accompagnasse gli operatori del settore verso questo nuovo mondo, che in realtà così nuovo non è perché di open access se ne parla circa da almeno 15, 16, 17 anni, ma che appunto probabilmente vista la situazione un po' di stallo che è già stata segnalata da Elena, richiedeva una spinta in più. Allora ho detto invece di fare i classici atti del convegno, che come sapete poi hanno quel che di noioso e che diventano, insomma, tendono a diventare molto vecchi perché uno li collega ad un evento, ad un convegno che si è tenuto nel 2016, quindi su questi temi un atto del convegno che ha passato già un anno di vita può essere percepito come particolarmente obsoleto. Allora ci siamo trovati intorno a un tavolo ideale per fare un qualcosa, un'opera che invece avesse una maggior vita, come una vita più lunga, una maggior lungimiranza di qualche anno e che rimanesse come strumento per gli operatori del settore. Questa era un po' l'idea. L'idea di coinvolgere Nicola non era perché lui è il mio editore, ma anche perché appunto è un editore che reputo sia particolarmente avanti su questi argomenti, quindi non tanto come editore, ma come esperto del settore, poteva darci un punto di vista interessante, che era quello appunto di una casa editrice che si scontra tutti i giorni nella sua attività con il problema del fare open access, ma nello stesso tempo far convivere la sua attività di società commerciale, perché comunque non lo fa per attività di beneficenza, ma deve portare a casa anche lui degli introiti per la sua attività e cercare di far convivere queste due anime e di spiegarlo all'interno del libro. Poi c'è qui presente Nicola, quindi queste cose ce le racconterà meglio lui nel suo intervento. Però appunto mi sembrava che con la sua presenza si chiudesse bene il cerchio. Abbiamo sostanzialmente un giurista, tre diciamo, esperti del settore che vengono dal mondo bibliotecario, ma che non chiamerei delle bibliotecarie perché sono iper specializzate, ognuna su alcuni specifici settori del mondo bibliotecario e della gestione dei contenuti online, e poi appunto un editore, un esperto di editoria. Quindi questo è un po' come il background di questo libro.
ahimè, l'idea di arrivare col libro pronto a marzo per il convegno delle stelline non ce l'abbiamo fatta per, insomma, siamo tutte persone molto molto impegnate, abbiamo un'attività professionale e familiare che ci porta via del tempo e quindi siamo arrivati con un paio di mesi di ritardo a maggio, però siamo riusciti comunque a portarlo già alla Fiera del Libro di Torino, abbiamo già fatto alcuni eventi, io sono praticamente in queste settimane sono più in giro per l'Italia che a casa. Settimana prossima sono da Ivana Truccola a fare una presentazione al Crodi Aviano proprio lunedì prossimo. E quindi la cosa sta abbastanza prendendo piede e andando bene e siamo tutti molto contenti. Il libro rientra in una collana che è appunto pubblicata dalle edizioni, è curata da me, dove ci sono principalmente titoli appunto o miei o curati da me, che vedete sono questi più o meno in questa slide, ce ne sono altri 6, altri 5 o 6 circa, però questi sono i principali, quelli più noti. Capire il copyright, il manuale sulle Creative Commons manuale operativo che è il mio, diciamo, best seller perché è stato anche tradotto in più lingue e vi racconto questo episodio perché è il mio motivo di vanto. È stato anche tradotto in lingua araba senza che qualcuno me lo chiedesse prima, cioè questo per farvi capire la potenza delle licenze Creative Commons. Questo è un libro sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike, quindi la licenza di Wikipedia sostanzialmente, e dopo essere stato tradotto in inglese per mia iniziativa, in spagnolo, sempre per mia iniziativa col supporto di alcuni operatori di Creative Commons Colombia, di colpo me lo sono trovato tradotto in arabo per iniziativa invece di un'associazione culturale che penso operi negli Emirati e che fa appunto divulgazione su questi argomenti, che traduce quindi opere per rendere, in lingua araba per rendere fruibile a quei circa 300 milioni di persone, adesso le stime sui parlanti arabo sono, non sono precisissime, però sono circa 300 milioni di persone che possono accedere a un mio libro senza che io abbia fatto nessun tipo di sforzo. Ovvio, non me ne viene neanche nessun tipo di introito commerciale, ma non è quello il problema. L'obiettivo mio del produrre questi libri non è quello di vendere licenze sui diritti d'autore, ok? È quello di far conoscere la mia attività e quindi avere anche un introito da un punto di vista diverso dall'indotto che può arrivare per la mia attività professionale di consulenza, di docente, come giurista e come avvocato. Quindi questa è stata un po' una mia soddisfazione che vado ogni tanto a raccontare, ma la racconto più che altro per far capire la potenza, il potenziale delle licenze open e dell'approccio open. Poi vabbè, c'è il libro sugli open data, l'ultimo, questo che vedete qua in basso a destra, sia il funzionamento e malfunzionamenti, forse l'argomento che più si allontana ai temi dell'openness, però ha avuto abbastanza riscontri come libro perché è uscito proprio nel 2015 quando la SIAE era, diciamo, sotto una certa burrasca anche politica per una serie come dire, polemiche legate al ruolo e alle funzioni della SIAE, dovute anche a una nuova direttiva europea che è entrata in vigore l'anno scorso, che insomma spinge un po' sull'innovazione nell'ambito della gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa. Vabbè, questo per dire che appunto tutto ciò rientra in un progetto più ampio di collana. I libri della collana non sono solo libri su temi open, ma sono essi stessi open, per una questione di coerenza intellettuale con le cose che io vado a raccontare in giro per l'Italia nelle mie iniziative di formazione e di divulgazione. Questo è proprio il screenshot del colophon del libro fare open access, è più o meno uguale agli altri, cambia a volte la licenza, però questo è sicuramente il più open perché abbiamo scelto la licenza, la Creative Commons by, cioè l'attribution, quella che richiede solamente l'attribuzione, il riconoscimento della paternità agli autori originari e per il resto concede sostanzialmente tutti gli usi liberi, anche la libertà di modifiche e anche la libertà di utilizzi commerciali. All'interno del libro ci sono anche documenti in pubblico dominio che abbiamo preso e commentato, articoli di altri autori che non sono tra gli autori che hanno preso iniziativa per questo libro, ma che a loro volta avevano precedentemente rilasciato con la licenza open, quindi ci hanno permesso di inglobare all'interno del libro un loro contributo. E quindi vedete, questo è un po' lo spirito dell'editoria Open Access. La stessa foto, quando ci siamo trovati a dover pubblicare, a preparare la copertina del libro, ho chiesto a Nicola: insomma, abbiamo una foto che abbia a che fare, che riesca a richiamare l'idea dell'open access? Sì, ne abbiamo tante su questi repository, solo che erano un po' banalotte, diciamo, un po' tristi, e soprattutto alcune avevano dei problemi di diritti, perché la licenza che acquisisci non permette di rilicenziare in open. Allora noi volevamo che tutto fosse open. Alla fine, come abbiamo risolto, ho coinvolto un amico fotografo, che è anche lui un attivista del mondo open, perché è un attivista del progetto Wikimedia in generale, quindi lavora su Wikipedia e progetti connessi,
fotografo di professione e gli ho chiesto se poteva fare delle foto a tema open access con il simbolo del lucchetto e con uno sfondo arancione che è il colore tipico dell'open access, del logo open access, e questo è un po' il risultato. Le foto, queste e altre due o tre che lui mi aveva mandato, sono a loro volta rilasciate sotto licenza open. Questa slide è uno screenshot di Wikimedia Commons, che è uno degli archivi open, forse uno dei principali, uno dei più popolosi archivi open. Non è tenuto, adesso su questo magari Elena mi tirerà delle occhiatacce, nel senso che per repository open istituzionale non so se si possa intendere anche un esempio come quello di Wikimedia Commons, perché non è gestito da un'istituzione. Però no, è aperto, ma un'istituzione che forse all'inizio aveva, non aveva scopi istituzionali di ricerca scientifica, però adesso la Wikimedia Foundation in realtà ha aperto i suoi obiettivi istituzionali ed è diventato a tutti gli effetti da circa 10 anni uno dei principali riferimenti a livello mondiale come diciamo, ente che si occupa e promuove la cultura aperta. Quindi direi che avere un libro pubblicato su questo repository comunque integra il concetto di open access. Ma perché vi ho fatto vedere queste due slide? Perché? Perché vi servono a capire quali sono i due requisiti minimi per fare open access. Quindi io adesso la porto sul piano giuridico, Elena ce l'ha messa sul piano più dei, appunto, della comunicazione scientifica. Io da giurista, come vedete, inizio con delle slide adesso un po' parolose, quindi abbiate pazienza perché sono dei copia e incolla dalla Dichiarazione di Berlino. La Dichiarazione di Berlino è il principale documento su cui, il testo manifesto su cui si basa il movimento dell'open access, il quale ha isolato due chiari requisiti che devono essere rispettati perché si possa chiamare un'iniziativa, che sia editoriale o di divulgazione in senso ampio, veramente open access, conforme all'open access. Se non vengono rispettati questi due requisiti, stiamo utilizzando il termine open access, ahimè, con diciamo in modo un po' troppo disinvolto. Okay? Non stiamo rispettando la definizione voluta dai principali enti di ricerca e universitari del mondo. La Dichiarazione di Berlino è stata sottoscritta poi, approvata nel suo primo testo a Berlino e poi sottoscritta sostanzialmente da tutte le grandi università, tutti i grandi centri di ricerca del mondo. Quindi questo è un po' il riferimento. Il primo requisito è questo: l'autore e il detentore dei diritti, che non sono sempre la stessa persona perché l'autore può aver ceduto i diritti a una casa editrice, ad esempio, quindi sia l'autore che altro detentore dei diritti devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale. Attenzione perché è tanta roba, è potente. Deve essere un diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale. Quindi senza barriere di tempo, senza barriere di spazio. E l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, ridistribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente, a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Ok? Quindi sostanzialmente, dopo quando vi farò vedere le licenze Creative Commons, andremo a vedere che delle 6 licenze Creative Commons, nemmeno tutte riescono a integrare questo requisito, perché alcune ad esempio hanno il non commercial, e il non commercial vedete che cozza e confligge con il diritto d'accesso a queste due parole, accesso gratuito. Quindi questo è il primo requisito, un requisito di carattere più che altro legale, proprio giuridico. Il secondo requisito è questo: una versione digitale completa, è un po' quello che ci ha già anticipato Elena riguardo alle due vie per fare open access, no? Una versione digitale completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia dell'autorizzazione di cui il punto precedente, cioè della licenza, deve essere depositata e dunque pubblicata in almeno un archivio online che impieghi standard tecnici adeguati, che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine. Questo, vedete che sono le due slide che vi ho mostrato prima, il colophon del libro, che riporta la licenza, e il secondo è il fatto che il nostro libro sia già stato pubblicato su uno di questi repository. Dicevo che forse non ero sicuro che Wikimedia Commons potesse rientrare, perché qua parla, vedete, istituzione accademica, una società scientifica, però dopo dice ogni altra organizzazione riconosciuta, quindi Wikimedia Commons rientra pienamente in questa ultima parte di definizione. Ok, quindi il nostro libro è un esempio, e anche più o meno tutti gli altri libri della collana. Mi sono accorto che alcuni hanno dei link rotti ai vari archivi, adesso devo sistemarli, però comunque sono disponibili i miei libri più o meno in tutti, ritrovati in buona parte dei repository open. E non è detto che li abbia messi io, nel senso che spesso sono stati
i lettori, i miei lettori, ad averli caricati su Wikimedia Commons o su altri archivi istituzionali. La stessa Elena mi ha detto che ha pubblicato il libro, anche se con quel limite per cui deve essere l'autore a pubblicarlo, sul repository istituzionale dell'Università di Torino, quindi lo trovate anche lì, solo che lo trovate sotto, come allegato al capitolo di Elena, perché deve essere l'autore. Quindi adesso mi attiverò per caricarlo io, onde evitare di creare magari problemi nel reperimento del titolo. Ok, quindi abbiamo definito che cosa vuol dire fare open access secondo la dichiarazione di Berlino. Questi sono un po' gli argomenti del libro, in realtà ce li avete qua cartacei, quindi vi invito poi a dare un'occhiata e a sfogliarlo, però un po' sono i punti cardinali che abbiamo voluto trattare. Come vedete, c'è un'introduzione che ha curato Elena, che in 3 pagine, diciamo, ci dà i concetti fondamentali di cosa sia l'open access, una sorta di definizione, come se fosse una voce enciclopedica sull'open access. Con addirittura un box riassuntivo per quelli che non hanno neanche la pazienza di leggere quelle 3 pagine, c'è un unico box che riassume il riassunto. No, perché purtroppo spesso è così. Il capitolo 1, invece, curato da Ivana Truccolo, pone un po' di problemi legati alle problematiche aperte che emergono, soprattutto da parte di una come lei, che tutti i giorni si scontra con la gestione dei contenuti in un'istituzione scientifica, medico-scientifica, come quella che è il CRO di Aviano. E poi i due capitoli che mettono buona parte della ciccia al fuoco sono proprio curati da Elena, e sono uno dedicato più genericamente al concetto di comunicazione scientifica nell'era digitale, quindi non entra strettamente nel merito dell'open access, ci entra invece nel capitolo 3, in cui appunto dai serie indicazioni, concrete indicazioni su come si può fare open access e come farlo correttamente, che sono più o meno le cose che ci ha anticipato nelle slide di oggi. Io mi aggancio a questo suo capitolo aggiungendo la parte giuridica, cioè do i consigli, le indicazioni, le linee guida su come fare open access rispettando correttamente quelle indicazioni che già vengono sinteticamente dalla dichiarazione di Berlino. Io ho aggiunto un po' di considerazioni sulla base della mia esperienza di avvocato e consulente in materia proprio di contratti di edizione, contratti di gestione dei diritti d'autore in senso ampio. Il capitolo 5 è abbastanza, diciamo, è quello più di frontiera, perché si occupa dell'uso dei social media per la comunicazione scientifica, ovviamente in un'ottica open, ed è curato da Valeria Scotti, che fa, diciamo, più o meno lo stesso lavoro di Ivana Truccolo presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Perché dico che è di frontiera? Perché appunto va a toccare un po' il tema delicato che già Elena ha segnalato dell'utilizzo di alcune piattaforme social per fare open access. Con quel problema per cui alcune piattaforme ti illudono di fare open access, perché in realtà poi, se noi andiamo a leggere i termini d'uso di queste piattaforme, scopriamo che in realtà appunto loro tendono a prendersi dei contenuti e non garantiscono quei 2 requisiti che la dichiarazione di Berlino richiede. Alcune invece lo fanno, ad esempio, cioè dal punto di vista puramente della licenza, se pensiamo anche solamente a SlideShare, che non è certo il posto ideale per fare ricerca, divulgazione scientifica, però a volte di un convegno lo facciamo tutti, no? Cioè, sappiamo che c'è il paper, però a volte ci accontentiamo di andare a rivedere le slide del relatore che ci ha colpito di più, no? E il fatto che le slide siano su SlideShare sotto la licenza corretta, una di quelle 2 licenze, non è cosa cattiva. SlideShare, ad esempio, permette la scelta o di mantenere un copyright, quindi non è sicuramente conforme con la definizione di open access, oppure compaiono le 6 licenze Creative Commons. Se noi scegliamo una delle prime due, che adesso vi faccio vedere in elenco, cioè la Creative Commons Attribution, la Creative Commons Attribution Share Alike, ad esempio abbiamo rilasciato queste nostre slide rispettando i criteri dell'open access. Ricordandoci ovviamente che quelle slide da un giorno all'altro potrebbero sparire, perché SlideShare è un'entità appartenente a LinkedIn, che è un soggetto commerciale che non ha come sua mission istituzionale quella di fare divulgazione scientifica, ma quella di fare profitti, come già è stato giustamente detto. Ok, quindi il mio consiglio è quello di usare sì queste piattaforme, ma sempre accompagnare, sempre anche con il deposito presso archivi istituzionali, in modo tale che possano convivere le 2 cose. Ma anche l'uso, ad esempio, di Twitter, Facebook per fare divulgazione scientifica. Se io accompagno un tweet ad un inserisco un link ad un repository open, sto usando Twitter per fare divulgazione scientifica, ma allo stesso tempo sto comunque sostenendo la causa dell'open access, perché poi la gente può andare a leggere il paper su un archivio istituzionale che rispetta i criteri dell'open access.
chiude poi il capitolo 6 di Nicola Cavalli, che appunto è intitolato L'editoria al servizio dell'Accademia. Non vi anticipo nulla perché c'è qua Nicola che ci dirà già lui nel suo intervento che cosa, quali sono i punti salienti di questo argomento. Non da poco, cioè non è da sottovalutare l'importanza dell'appendice, perché in un'opera come questa a volte serve anche avere a portata di mano dei documenti che sappiamo tutti che sono disponibili online, nel senso che la dichiarazione di Berlino basta metterla su Google, la troviamo, ok, però avere i 3 o 4 documenti principali e con un breve commento introduttivo all'interno del libro rende il tutto più, più comodo e più fruibile. Ci sarebbe quella recente che è stata quella sull'open science, che ho visto che è stata approvata poco fa, peccato, non abbiamo fatto in tempo a metterla, si potrebbe aggiungere in un'eventuale nuova edizione. Questa è la slide con cui cercavo di farvi capire un po' il concetto delle licenze. Queste qua sono le 6 licenze, so che sono 7, ma adesso vi spiego perché dico 6. In realtà le licenze vere e proprie sono quelle che partono dalla attribution e finiscono alla attribution non commercial, no derivatives. La CC0 è una non licenza, perché in realtà non è una vera e propria licenza di diritto d'autore, ma è più una rinuncia all'esercizio dei diritti d'autore, quindi è una sorta di pubblico dominio artificiale, io così lo definisco, è una dichiarazione con cui l'autore dichiara, è come se dichiarasse di essere morto da più di 70 anni, passatemi la battuta, però effettivamente rinuncia fin dal momento dell'applicazione di questo strumento a tutti i diritti, quindi non si mantiene nemmeno quell'ultimo diritto che è quello dell'attribution. Solamente queste prime 3 sono coerenti con la definizione che abbiamo visto prima, perché garantiscono quei requisiti richiesti dal punto primo, dal requisito 1 della dichiarazione di Berlino. Ok, tutte le altre non dico che siano il male assoluto, perché comunque posso capire che in alcuni casi sia necessario, ad esempio, chiedere che non vengano fatte modifiche dell'opera, penso ad esempio a dei saggi che hanno un forte valore filosofico politico, dove l'autore ci tiene all'integrità proprio del suo contenuto. C'è anche la causa del non commercio, che in alcuni casi posso anche capire che sia necessaria per poter mantenere alla casa editrice, a qualcuno che fa business su quel contenuto, una piccola possibilità di avere ancora un introito, quindi non c'è un discorso di valutazione morale o meno. Semplicemente le prime 2 e 2,5, perché c'è anche la CC0, sono le uniche che rispettano quel requisito che abbiamo definito, che abbiamo già indicato prima nella dichiarazione di Berlino. Tutto il resto rientra comunque sotto il concetto di open content, di contenuto aperto, ma non rientra nella definizione di open access. Quindi attenzione ad abusare il termine open access per iniziative che hanno ad esempio una licenza molto restrittiva come attribution non commercial no derivatives. Nel mio capitolo alla fine ho isolato 6 consigli, 6 linee guida, 6 indicazioni che io do da giurista per fare correttamente open access. Il primo, ad esempio, prendere una minima confidenza con gli aspetti giuridici. Io nella mia attività di formazione, che ormai dura da circa 10 anni in giro per vari enti, sia pubblici che privati, mi rendo conto che c'è un po' di idiosincrasia, un po' di poca confidenza da parte dello scienziato medio nei confronti dei temi giuridici. Questo lo capisco perché giustamente la materia giuridica non è simpatica a nessuno se non a quelli che hanno questa malattia mentale come la nostra, che hanno studiato giurisprudenza, però dall'altro lato sottolineo spesso che avere un minimo di confidenza con questi argomenti non richiede necessariamente una laurea in giurisprudenza o un master in editoria, in diritto dell'editoria. A volte basta lo sforzo di 10 minuti, un quarto d'ora di lettura, ad esempio la voce di Wikipedia che parla del diritto d'autore o delle licenze Creative Commons. Vi assicuro che uno scienziato che ha anche una laurea in chimica, ma ha magari un dottorato di ricerca e un postdoc, ha tutti gli strumenti intellettuali per potersi avvicinare a questa materia e prendere da solo, senza dover seguire chissà quali corsi e fare quali esami. È che deve abbattere un po' questa barriera psicologica negativa nei confronti della materia. E secondo me questo sarebbe già un passo. Prendere una minima confidenza con questi aspetti permetterebbe a ricercatori, scienziati, soggetti che tutti i giorni hanno a che fare col problema del diritto d'autore, di capire meglio dove si stanno muovendo e quindi cadere magari meno in ghippi tipo i predatori press o tipo le piattaforme che non fanno vero open access, ok? Quindi per avere questo minimo livello non ci vuole così tanto. Internet ormai è piena di
di tutorial, di video divulgativi, quindi veramente basta un minimo sforzo. Un altro consiglio che do è quello di rispettare il concetto di pubblico dominio. Ne abbiamo parlato a dicembre, no? Abbiamo fatto una settimana intera su questi temi, ci sono ancora i filmati, vi invito ad andarli a rivedere, però quando ero esattamente su questo divano quando ho parlato di questi temi. Cioè, avevo fatto un intervento, si parlava di ambito musicale, no? Però su quanti sono gli stratagemmi che i detentori di diritti si sono inventati per poter allungare la tutela anche dopo la caduta nel pubblico dominio, no? I famosi 70 anni dalla morte dell'autore. Passati questi 70 anni, dovrebbe finalmente l'opera diventare di patrimonio dell'umanità, quindi di uso libero, si direbbe. Tranne in tutti quei casi in cui riescono i detentori di diritti a inventarsi dei diritti inesistenti o ad allungare la vita di diritti precedenti. Classico esempio che faceva era quello dei remaster per la musica pop rock, che allungano il diritto del produttore discografico, non potendo più allungare il diritto dell'interprete perché magari la Callas è morta o magari Jim Morrison è morto, e i diritti d'autore perché gli autori sono già ormai passati da un po' di anni in pubblico dominio, allora l'unico diritto che si può allungare è quello del produttore discografico. Ma la cosa più pericolosa è il diritto sui generis, il diritto sulle banche dati. Ok, quello è un diritto subdolo perché si può sostanzialmente allungare all'infinito perché scattano dura 15 anni, ma questi 15 anni scattano da ogni aggiornamento sostanziale della banca dati. Quindi basta che io abbia messo le mani anche minimamente sulla banca dati per poter spostare il copyright di un anno e quindi di fatto ho un copyright che non arriva mai a questa scadenza dei 15 anni. Soprattutto in un mondo come quello di oggi in cui le banche dati vengono fruite online e non più su supporto fisico. Ok? Quindi attenzione anche a quello, cioè se siamo delle istituzioni che si impegnano per fare open access, cerchiamo di rispettare il pubblico dominio. Attenti a ciò che si firma, quindi questa è una raccomandazione che faccio agli autori. Perché? Perché nel sistema nostro, soprattutto italiano del diritto d'autore, il titolare originario dei diritti d'autore è l'autore, cioè la persona fisica che ha scritto il paper, che ha fatto la fotografia, che ha fatto le slide, ok? Se voi cominciate a firmare accordi vari senza leggerli, cominciate a mettervi in pericolo, a mettervi nei pericoli che abbiamo già descritto prima, cioè a cedere dei diritti che magari potevate evitare di cedere, ad entrare in un rapporto magari di 10 anni con un soggetto commerciale quando invece ne sarebbero stati sufficienti magari 2 anni. Ok? Quindi state attenti a ciò che si firma, e anche qua non c'è bisogno di avere il cugino avvocato, a volte basta semplicemente dedicare quei 10 minuti, quarto d'ora in più per leggere bene quello che ci viene sottoposto. Stessa cosa, rovescio della stessa medaglia, attenti a ciò che si accetta tacitamente e inconsapevolmente. Adesso la carta sta sparendo, quindi non vi arriverà più un contratto di edizione da firmare, ma sarà molto più frequentemente, vi sarete più frequentemente invitati ad andare su una piattaforma, registrarvi e accettare i termini d'uso. È quello che fate tutti i giorni quando andate su Facebook, andate su Twitter, scaricate l'applicazione per il cellulare, vi registrate al sito di Trenitalia, di qualsiasi cosa, della banca. Tutte le volte vi fanno accettare i termini d'uso e vi dicono che ogni volta che vi registrate, scusate, ogni volta che accederete alla piattaforma, implicitamente accetterete anche le future modifiche. Ok? Ecco, vi invito capisco che sia ancora più subdolo così, perché non avendo nemmeno il documento davanti, dovendo io cliccare e andarlo a leggere, la mia voglia, che già era a 0,5%, mi va dallo 0,005%. Lo capisco, però poi vi potete trovare nella condizione di aver accettato i termini d'uso di una piattaforma che fa un'attività un po' furbetta e che si prende dei diritti che magari poteva anche evitare di prendersi. E siete stati voi a darglieli attraverso questa accettazione. Applicare la stessa licenza sulla versione cartacea e sia su quella cartacea che su quella digitale. È una cosa che dico spesso agli editori. Io la vedo come abbastanza un nonsense. Applicare una licenza, ad esempio Open Access, Creative Commons, sul file digitale e poi sul cartaceo mettere un copyright tradizionale. Quando poi vai a vedere i file e sono esattamente la stessa cosa. Cioè il PDF diffuso con la licenza Open è proprio il PDF editoriale con cui viene diffuso il cartaceo. Quindi non c'è nemmeno una differenza né grafica, né di impaginazione, né di contenuti. Quindi è veramente un nonsense perché la licenza non segue il formato dell'opera, segue l'opera, ok? L'opera in sé. Quindi è abbastanza. Non lo capisco, però vedo che molti editori ci cascano. C'è cioè un nostro collega di dottorato che ha appena pubblicato con una casa editrice che ha fatto esattamente questa cosa. Adesso non diciamo né il nome né dell'uno né dell'altro, però è un peccato perché lui invece è un ricercatore che sposa molto la causa dell'openness e è rimasto un po'
ingabbiato in questa cosa, per cui quando va in giro con il libro cartaceo c'è un copyright e poi invece c'è il PDF in giro con una licenza open. Quindi questa è una raccomandazione che faccio principalmente agli editori, ma anche agli autori, perché quando firmate il contratto edizione magari vi venga in mente di dire all'editore: ma siamo sicuri, vero, che poi non mi fai questo scherzo, ok? Non abusare del termine open access e del relativo logo, in realtà l'ho già detto diffusamente in queste slide, cioè visto che abbiamo ben chiaro adesso che cosa vuol dire fare open access, quali sono i requisiti per fare open access, tutto ciò che assomiglia vagamente all'open access, vediamo di chiamarlo in un altro modo, cioè troviamo altri termini per chiamarlo, per individuarlo, perché quando noi diciamo open access, in teoria stiamo richiamando la definizione di open access della dichiarazione di Berlino, ok? Quindi se continuiamo a usare il termine open access così come sinonimo di gratuito, perché questa è la cosa peggiore, no? È un vizio che vedo fare, che è in uso già da quando si diffondeva software libero negli anni 80, no? Cioè l'equivoco del free software, dell'open source come il software dei poveri, quello gratuito, è gravissimo, perché poi in realtà la differenza non è tanto nella gratuità, ma la differenza è nei diritti che vengono concessi, nelle libertà che vengono concesse agli utenti. Ok, quindi non cadete nell'equivoco che sia open access tutto quello che viene lasciato gratuitamente. Ho litigato io con una casa editrice, di cui non posso dire il cognome, posso dire solamente il nome, Franco, e che poi, no, non mi va, però, una casa editrice che ha fatto un posto gioco, che ha aperto anche una collana che loro chiamano open access, e non sono ben sicuro che in questa collana ci sia veramente solo roba che è sotto licenza attribution o attribution share alike, no? Ok. Motivo per cui poi in realtà è stato, come dire, psicologicamente istruttivo e poi mi ha portato a conoscere Nicoles, perché in quegli anni io stavo pubblicando con questa casa editrice un libro che io pensavo uscisse secondo dei criteri coerenti con l'open access, quando poi si è messo di mezzo il loro ufficio legale che ha detto: no, ma aspetta un attimo, spiegaci bene cosa intendi per open. Allora lì è iniziato lo scontro e io ho dovuto addirittura andare in causa, non è stato neanche piacevole, però vabbè, poi per pubblicare il libro e pubblicarlo secondo i crismi dell'openness mi sono avvicinato a Nicola, che ho conosciuto in quegli anni, perché avevo iniziato da poco il dottorato, e quindi poi da lì è iniziata la collaborazione che ci ha portato ad avere una collana intera fino ad arrivare al libro di oggi. Ok, quindi questi sono i 6 consigli che da giurista bacchettone e pedante io mi sento di dare. Poi capisco che il mondo reale sia sempre un po' distante da quello ideale, però almeno abbiamo questi riferimenti. Quest'ultima slide l'ho rubata alla Valeria Scotti, all'altra autrice, con un bel punto di domanda, se no Elena mi sgrida, perché queste sono, come vedi, non ci sono né ResourceGate né Academia.edu, però ce ne sono tante che in effetti, beh, c'è anche Wikipedia e tutti i progetti della Wikimedia Foundation, PubMed. Sono tante piattaforme che appunto, se usate correttamente, possono fare open access. Però ok, il punto di domanda non è da poco, perché questo se usate correttamente sta a voi. Ok, sta come siete voi a registrarvi ed approcciarvi su queste piattaforme. Adesso, dopo l'intervento mio e di Elena e quello di Nicola successivamente, avete tutti gli strumenti per poter entrare su queste piattaforme e agire correttamente in coerenza con i principi dell'open access. Niente, visto che abbiamo parlato di cose social, vi invito anche, rinnovo l'invito a seguirmi per prossimi eventi, perché ce ne saranno proprio in queste prossime settimane. Grazie per l'attenzione, adesso passo la parola forse ancora a Francesco. Grazie. Mi sa che il microfono ci ha abbandonato da tempo, immagino.